Domenica 1 marzo, presso la sala di ricevimenti Le Montage, è stato celebrato il 9° anniversario della Fondazione di Beneficenza Padre Atanasio Gonnelli, istituito nel 2011 con lo scopo di finanziare enti, associazioni o membri della comunità australiana di Sydney bisognosi di assistenza. Nel corso dell'evento sono stati donati fondi a diverse istituzioni e persone meno fortunate della comunità come proseguimento del lavoro di beneficenza svolto da Padre Atanasio. All'evento, che ha visto la partecipazione di oltre 600 persone, erano presenti i rappresentanti del governo statale e federale australiano e i rappresentanti del governo italiano. Ascoltiamo le interviste con l'ex senatrice del New South Wales, Franca Arena, la senatrice Concetta Fieravanti Wells del governo federale australiano, il senatore Francesco Giacobbe e Felice Montrone, presidente della Fondazione Padre Atanasio Gonnelli, realizzate in occasione dell'evento. Annuale appuntamento con la Fondazione Padre Atanasio Gonnelli. Hai sempre partecipato a questo incontro. Oggi quali sono le tue impressioni? Tanta gente, tanti giovani, 600 persone, cosa che veramente solo questa comunità e questa fondazione riesce a portare. E poi gente di ogni nazionalità, parecchi australiani, gente che ha ricevuto un sussidio da parte della fondazione, insomma un grande successo. Qualcosa del quale la comunità italiana può essere orgogliosa, e faccio veramente con le mie più vive congratulazioni a Felice Montrone e a tutto il suo board, a tutti quelli che partecipano perché fanno veramente un eccellente lavoro. Darcy Byrne, il sindaco di Leichhardt, Darcy Byrne, ha dato un annuncio, cioè quello della Little Italy. Un tuo commento? Beh, io sono andata a dirgli perché mi ha invitato a partecipare alla prossima riunione per decidere come portare la cosa in porto. Sarà una cosa bellissima se la comunità italiana avrà due settori di Leichhardt chiamati Little Italy, per ricordare i nostri pionieri, quella gente che ha lavorato, che ha comprato casette a Leichhardt, era tutta italiana negli anni 60 quando sono arrivata io, e hanno sempre avuto una fedeltà grande a Leichhardt. Adesso è cambiata, però Little Italy era e Little Italy rimane, e come dico, la cosa più bella è il fatto che onora la memoria dei nostri pionieri. Compreso Padre Atanasio, che è sempre stato vicino ai nostri migranti, come tutti i padri cappuccini. C'era prima padre Anastasio, che era un italo-americano di Milwaukee, e quando sono arrivata, poi padre Atanasio, padre Silvio, tutti bravi che hanno veramente aiutato la comunità, e padre Atanasio è quello che ci è stato più vicino, più a lungo direi. Parlavi di due settori della Little Italy, cosa intendi per i due settori? Uno sarebbe Norton Street e l'altro sarebbe Marion Street, verrebbero richiamate Little Italy, però questo deve essere anche approvato non solo dal municipio che l'ha già approvato, ma anche dalla Geographic Board che dà un'approvazione a nomi di comunità o di persone. E io dico, tutta l'Australia è a nome dei pionieri inglesi. Va bene che sono stati i primi a venire, ma anche noi eravamo qua al tempo dell'Eureka Stockade, a tante cose, perciò vorrei che la Geographical Board onorasse la nostra comunità, e ce lo meritiamo, lasciando che queste due strade, questo piccolo quartiere di Leichhardt, venga chiamato Little Italy. A che punto siamo? Al punto siamo che il municipio ha detto di sì. Adesso dobbiamo incontrarci per vedere come procedere. La cosa che avevano messo la voce, che il console generale non voleva che questa succedesse, questa cosa succedesse il 2 giugno, perché il 2 giugno è del governo italiano e questo invece... Ma non è affatto vero che lui ha detto questo, me l'ha assicurato lui, e lui ha detto, io è una cosa da discutere, se vogliamo farlo il 2 giugno o il 15 giugno, ne parleremo alla prossima riunione, alla quale so che anche tu sei stata invitata, e perciò saremo lì tutti assieme. Una conclusione di questa giornata? Bella, 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 è sempre stata una giornata di grande successo, e io che sto invecchiando, vengo da Manly, devo dire che non mai ne sono delusa, è veramente un grande successo. Concetta, anche quest'anno si ricorda padre Atanasio Gonnelli, quest'anno cosa c'è stato di nuovo e dopo tanti anni qual è il sentimento verso padre Atanasio Gonnelli? Beh, il sentimento
nei confronti di padre Atanasio è sempre uno di una persona, un personaggio umile, un personaggio che ha contribuito 62 anni della sua vita in assistenza alla comunità. La cosa che è importante è che la sua memoria continua negli anni e continua oggi sostenuta non solamente, diciamo, dalla prima generazione della nostra comunità, però le seconde e terze generazioni così presenti oggi in tanti numeri, e questo è importante perché il lavoro che loro fanno e sono queste piccole assistenze, un'assistenza che a volte non sembra grande, però per quella famiglia o per quella persona è una cosa che può cambiare la vita. E questo era quello che faceva padre Atanasio: lui cambiava vite, lui aiutava persone, è giusto che noi continuiamo la sua memoria in questo modo. E tu, dopo tanti anni, quali cambiamenti notevoli hai potuto notare? È interessante che oggi non solamente aiutiamo membri della comunità italiana e con assistenza a progetti che sono dedicati alla comunità italiana. Oggi una delle presentazioni è stata per un servizio ad assistenza di donne a Condoglio, un paese nell'ovest del nostro stato. Così stiamo cercando di aiutare dove possiamo. E non posso fare a meno di chiedere un commento sull'annuncio oggi di Darcy Byrne sulla Little Italy di Norton Street. Ah, beh, questa è una cosa che immagino sarà sostenuta da tanti, non solamente nella nostra comunità, però tanti nella comunità australiana, che riconoscono l'ICAT come il cuore, il centro, uno dei centri principali della nostra comunità. Così credo che questo sarà una cosa molto accettata, una cosa che dopo tanti anni e dopo tanta presenza della comunità in questa zona, credo che sia una cosa che verrà ben gradita. E quando è trascorso un anno dal 2019, quando è stato ricordato padre Atanasio un anno fa, cosa è cambiato in un anno? In un anno la nostra comunità continua a aumentare, non solamente i numeri, però anche stiamo vedendo molto molto di più i successi, particolarmente delle seconde e terze generazioni, che si distinguono in tanti campi attraverso tante cose qui in Australia. Questa è una cosa che rinforza il valore, il contributo che la nostra comunità ha fatto alla storia di questo paese e continuerà a fare tra queste seconde e terze generazioni e altre generazioni che verranno in futuro. Francesco Giacobbe, oggi al Charity Day di padre Atanasio Cornelli, un suo commento sull'incontro e sull'intenzione di nominare Norton Street Little Italy. Adesso l'incontro, non posso che esprimere il mio apprezzamento per il lavoro che fa la Fondazione Padre Atanasio Cornelli. Come ho detto nel mio intervento, lui ha dedicato la sua vita agli altri, ha aiutato gli emigranti italiani che arrivavano in Australia, ma anche la comunità australiana, ha aiutato il processo di integrazione. Nel mondo moderno è difficile trovare chi si dedica agli altri, quindi un po' fare delle attività sulla scia del suo insegnamento, sulla scia di quello che lui ci ha lasciato, penso che sia un fatto molto importante. Quindi grazie Felice Montrone, grazie al comitato della fondazione, grazie per le grandi attività che promuovono per ancora una volta aiutare chi ne ha di bisogno, ma anche nello stesso tempo perpetuare quelle che sono gli insegnamenti di padre Atanasio. E che una parte di Leichhardt possa essere rinominata Little Italy penso che sia una cosa molto importante
per la storia degli italiani in Australia. Ovviamente quella parte della città di Sydney è stato il posto dove sono arrivati gli italiani, fa parte della storia degli italiani, e quindi diciamo celebrare con il nome questa pagina, questa grande pagina di storia dell'immigrazione italiana in Australia e quindi del processo di integrazione della società australiana, penso che sia un fatto molto importante. Little Italy, italiani che sono venuti però poi sono andati in altri soggiorni. Ma quello fa parte dei movimenti demografici, quindi la storia celebra la storia, cioè la storia è quella che celebra quello che è successo nel passato e nello stesso tempo ci si rende conto oggi di se sulla base di quello che è successo nel passato c'è anche la possibilità di poter sviluppare interesse e discussione. Quindi che ben venga il nome e che Little Italy o comunque quella zona di Lacan possa ridiventare quello che era il centro della comunità italiana, che convengono, questi sono due discorsi assolutamente separati con loro. Little Italy, Australia, Italia. In Italia è un gran, diciamo così, si fa un gran parlare di coronavirus. Ora, appena tornato vorremmo sapere qualche cosa da te. Ma il problema del coronavirus in Italia è uguale a quello che c'è in tutti gli altri paesi del mondo. Purtroppo, come dicevo anche nell'intervento che ho fatto oggi alla cerimonia, i virus ci dimostrano che le frontiere nazionali non hanno nessun senso, non conoscono frontiere, non conoscono limiti geografici. Io penso che oggi più che mai occorre che il mondo sia unito, tutti i paesi e le risorse disponibili siano unite per cercare una cura a questo virus, che per fortuna non è letale, questo è un fatto molto importante, però è molto contagioso. E il contagio si può solamente sconfiggere con l'isolamento, e questa è la parte più brutta, diciamo, della cura che c'è al momento con il virus, comunque delle azioni per cercare di contenerlo. Si cerca di contenerlo mentre si va alla ricerca di una cura. Io spero che la cura arrivi il più presto e ancora una volta, se mettiamo assieme tutte le risorse e tutte le nazioni, forse quel processo sarà molto più veloce. Si parla tanto dell'Italia, ma l'Italia è uno probabilmente l'unico paese che ha fatto più tamponi di altri. Beh, diciamo che in Italia c'è stato sono state fatte delle analisi a tappeto su chi poteva essere contagiato dal virus. Sono stati adottati dei provvedimenti anche al Senato nella scorsa settimana, prima di entrare ci venivano fatte delle analisi per capire se c'era il rischio di di essere contagiati. E da questo punto di vista le statistiche che ci presentano sono le statistiche di tutte le analisi che fanno, più che le statistiche di chi veramente soffre a causa del virus, cosa che invece in altre nazioni le statistiche ci presentano sono quelle di chi ha una situazione patologica per cui ha bisogno di una cura particolare in ospedale. Francesco, venendo dall'Italia, ci sono stati problemi all'aeroporto? Assolutamente no dal punto di vista diretto, dal punto di vista indiretto sì, nel senso che si è parlato molto, ci sono stati molti annunci, ci sono delle domande specifiche all'ingresso in Australia se vieni da certi paesi o se sei stato a visitare altri paesi, e ci sono dei canali particolari che bisogna attraversare se appunto c'è stato il pericolo di contagio oppure se si proviene da paesi che hanno un livello di contagio molto alto. Felice, un altro anniversario di Padre Atanasio, un altro successo. È l'ottavo anniversario, sono 8 anni che celebriamo questo Italian Australian Community Charity Lunch ricordando Padre Atanasio, è sottotitolo, e Padre Atanasio continua anche con la sua assenza tramite noi, continua a mantenere la comunità unita. Oltre 70 associazioni italo-australiane hanno partecipato a pranzo, cosa meravigliosa che non si vede da nessuna parte, cioè io non vedo nessuna organizzazione a Sydney che porta insieme 70 associazioni italo-australiane. Perciò è qualcosa di veramente meraviglioso quello che sta avvenendo. Sarà un miracolo? Non lo so. Durante l'anno quanto è stato raccolto e quanto è stato donato e a chi? Dunque, l'anno finanziario scorso, fino a giugno del 2019, abbiamo ricevuto $163,000 in donazione,
con tutti i fondi accumulati prima abbiamo avuto l'opportunità di mettere a disposizione oggi, questa sera, a questo mezzogiorno, abbiamo avuto modo di mettere a disposizione oltre $50,000. E abbiamo raggiunto anche con Dublin, il centro delle donne, della sanità delle donne, a con Dublin nell'entroterra del Nuovo Galles del Sud, e abbiamo finanziato l'acquisto di un apparecchio che potrà salvare la vita delle donne. E noi ci fa piacere che questo avviene, perché, come ho detto nel mio discorso, siamo una comunità vera, una comunità continua, non siamo, come tanti dicono, una comunità che ormai non esiste più. Oggi la nostra comunità lo ha dimostrato nuovamente con 600 partecipazioni e 70 associazioni italo-australiane. Evento dove è stato anche annunciato la decisione, oppure l'intento, di fare una piccola Italy, Little Italy. Il sindaco di Inner West Council, che era Leichhardt, ha annunciato ufficialmente che se sarà ratificata dal Geographical Name Board, la quale io faccio parte, sono il direttivo della Geographical Name Board, guarda caso che io sono il direttivo, sono uno dei 5 direttori del governo che gestisce questo ente governativo, e pertanto io mi dovrò astenere dal voto, dovrò dire che ho un conflitto di interesse. Però gli altri miei colleghi capiranno che è una cosa importante per la nostra comunità, e sono sicuro che, non voglio dire che lo faranno, però penso che sarà approvata anche dal Geographical Name Board, e poi sarà bello per la nostra comunità. Da chi è partita l'idea? L'idea è partita dalla comunità, il COASIT, i negozianti, ancora gli abitanti che vivono in quella zona. Non dimenticarti che a Leichhardt c'è l'Apia Club, la chiesa di San Francesco, la chiesa Piacres, perciò COASIT, l'Associazione Puglia e tanti altri enti associativi, l'Associazione Napoletana. Pertanto Leichhardt è ancora è vera, Italian Forum. Perciò abbiamo questo nesso, abbiamo messo questa idea al Comune. Il Comune ha votato 15-0. All'unanimità questa idea, e l'hanno approvata, e ora sta facendo l'iter dell'approvazione governativa. Un tuo commento, diciamo così, conclusivo sulla giornata? Io, come ho detto, sono strabiliato dalla partecipazione, non solo dalla partecipazione, ma dalla generosità della comunità italo-australiana. Oggi qui faremo i conti mercoledì, ma sono sicuro che quasi $80,000 hanno donato, e noi i soldi, hai visto, non li abbiamo chiesti, l'hanno donati loro, perciò ci permetterà a noi di dare ancora borse di studio per insegnanti di italiano, ci permetterà a noi ancora di dare borse di studio per giovani studenti che hanno successo, e di costruire, come chiamiamo noi, i leaders del futuro. E coloro che diventeranno i nostri giovani, che diventeranno i capi della nostra comunità.